Presidente, commentiamo questo incontro, questa vittoria per 3-0 contro la Cittanovese, una vittoria sicuramente meritata contro una squadra che è nei bassi fondi della classifica. Sì, no, una partita sicuramente non facile, anche perché c'è aria di festa, come ben sapete, quindi è stato bravo il mister a organizzare, a caricare i ragazzi nel migliore dei modi, anche se i primi minuti siamo andati in vantaggio. E diciamo la partita poi si è gestita abbastanza bene su tutti i reparti. I ragazzi sono stati come al solito encomiabili, abbiamo avuto una bella approccio alla gara e fortunatamente poi la partita è scivolata nel migliore dei modi. Parliamo di questa, mi ha colpito subito la maglia, finalmente, voglio dire, se lo posso dire Presidente, sì. Il bocale torna ai suoi vecchi colori, sì. E avevate una maglia che assomiglia molto a quella del River Plate, quindi è un messaggio per Leo Secondi che oggi non c'è stato. No, intanto Leo Secondi mandiamo i nostri più affettuosi auguri, lui ha chiamato più di una volta in Argentina, che è andato a trovare i parenti. E la maglia rispecchia quello che il bocale calcio del 1983, quando è nato, aveva questi colori, questa forma. Allora per omaggiare Carmelo Campolo della maglia che lui ha creato ai tempi in cui è nato il bocale, è nato così. Peccato per i pantaloncini, che purtroppo erano rossi come quelli dell'altra squadra, quindi abbiamo dovuto cambiarli. E ora ne approfittate per salutare gli sportivi e per augurare Buon Natale. Penso che ora non giocherete fino alla sosta, vero? Sì. O ci sarà l'incontro infrasettimanale? No, molto probabilmente con Paolo Campolo stiamo organizzando un mini torneo e lo intitoleremo uno dei dirigenti che purtroppo è venuto a mancare. Siamo già organizzati con altre squadre di Serie D, di eccellenza. Prossimamente comunque avremo altri incontri. Il mister non si perde. Passo la parola al mister. Al mister che ne approfitta per fare gli auguri e magari dare un messaggio agli sportivi per il proseguo di questo campionato del vocale, che lo farete al vertice. Io ringrazio tutta la squadra, sia dirigente che giocatori, che durante la settimana diamo tutto, perché il nostro obiettivo è, diciamo, arrivare nei primi quattro. Speriamo che quest'anno sia sia l'anno giusto che si possa ritornare poi in eccellenza. Speriamo, diciamo, di arrivare in eccellenza, perché il gruppo c'è, la dirigenza c'è, i giocatori, diciamo, danno tutto, lo staff tecnico, diciamo, lavora durante la settimana e mi auguro veramente che possiamo mettere a fine stagione una ciliegina sulla torta. Grazie mister. Prego. Il presidente Cogliandro vuole anche aggiungere qualcosa che, diciamo, va al di là di questo incontro di oggi. Sì, senza ombra di dubbio la vittoria la dedichiamo al carissimo amico Nunzio Siviglia, che io ho conosciuto da poco, ma ha dimostrato già da subito di essere un grande uomo. Sinceramente non trovo parole per definire questa tragedia. Sono totalmente con la famiglia, il nostro dolore è immenso, perché ripeto, Nunzio lo conoscevo da poco, ma ha dato prova di essere un grande uomo. A 32 anni perdere la vita per una passione diventa qualcosa di assurdo, e siamo dispiaciuti anche per Pippo La Fase e per i ragazzi che sono stati coinvolti nell'incidente. E di conseguenza ci stringiamo a loro facendoci forza e augurando i migliori auguri per una pronta guarigione. Grazie Presidente. Grazie a voi. Mister D'Agostino, l'incontro di oggi, diciamo che già vi siete trovati male con quei due gol presi subito all'inizio e quindi è stata dura a rimontare. Ma sicuramente l'approccio è stato negativo. Dopo 5 minuti aver preso un gol del genere taglia le gambe a tutti. Poi abbiamo incontrato una bella squadra dove in campo si muove abbastanza bene. Purtroppo noi veniamo da 15 giorni che ci stiamo allenando pochissimo per ovvi motivi, una settimana nel campo chiuso per inagibilità, per altre cause. Questa settimana questi svincoli, c'era un po' di trambusto nello spogliatoio. Comunque adesso il campionato al giro di boa
terminiamo penultimi, sicuramente abbiamo le motivazioni giuste con i nuovi innesti di poter cominciare il campionato di ritorno, il girone di ritorno, pensando di poter cercare di risalire la china, quantomeno di riguadagnare qualche posizione importante ai fini del playoff. Lei ha già in mente, diciamo, che cosa serve a questa squadra, i reparti da aggiustare, ecco, da limare? Ma da limare, oggi c'è stato il nuovo acquisto Zerbonia all'attacco, ma proprio in settimana la società provvederà sicuramente a cercare di puntellare sia la difesa e sia il centrocampo, e insieme a tutti gli altri penso che sono in due reparti dove la società dovrà intervenire per poter dare una mano. Mister, l'obiettivo sicuramente è la salvezza piena, senza passare dai play-out, o sbaglio? C'è la possibilità, tutti vorremmo evitare i play-out, quantomeno cercare, se si dovrebbe andare nei play-out, di poter trovare la migliore posizione possibile. Noi ce la mettiamo tutti, nessuno vorrebbe stare un mese in più ad allenarsi, però vediamo. Grazie, mi stava... Prego. Allora vorrei fare gli auguri a tutti, innanzitutto a voi che ci date questa importanza di esprimerci e portare avanti le nostre idee. Un augurio di buon Natale voglio fare a tutti, e poi, se mi permette, un augurio speciale di pronta guarigione per quello purtroppo che è successo ieri a Mister Lafaggio, che siamo amici e ci teniamo tantissimo affinché possa uscirne fuori. Questo penso che sia il migliore augurio che io posso dare a tutti. Veramente eccezionale, grazie per il Mister.